Andiamo, Diana. Sei contenta di andare all'asilo? Sì. Sì? Vai a giocare con i bimbi? Speriamo che oggi non piova, è una bruttissima giornata. Ecco, ho visto che Fede è già salito su, amore. Andiamo. Piscia sotto. Allora, ragazzi, oggi è venerdì 27 aprile. Mancano 2 settimane al battesimo di Ginevra. Mamma mia, che ansia. E adesso ho lasciato, sono le 10:15, ho lasciato Diana all'asilo. E adesso sto andando, devo andare a Chivasso, devo andare a comprare, devo andare a Carrefour, a Lidl e passare al lavoro da Marco. Carrefour devo prendere soltanto il latte in polvere per Ginevra. E invece a Lidl devo comprare 2 cose, ma che sono rimasta proprio senza e mi servono, perché se non ci devo andare. E niente, come vedete sono partita di casa così, sono entrata un po' di tempo, da che eravamo in perfetto orario, alla fine sono riuscita ad arrivare anche io in ritardo, perché la mia signorina, dopo che l'ho preparata, avesse fatto colazione, l'ho cambiata, l'ho vestita, l'ho pettinata, è andata, eravamo addirittura con 10 minuti in anticipo, dico così ho il tempo di darmi una sistemata la faccia. E vai a giocare di là. Quando arrivo, stavo andando da Ginevra a portare il biberon di latte, si è fatta la pipì addosso. Cioè, me la sarei mangiata oggi, me la sarei mangiata. C'è un traffico della Madonna. Adesso dovete uscire. Quindi niente, addio 10 minuti in anticipo, addio ristrutturamento della faccia. È vero che io ci metto sino 5 minuti a darmi un'aggiustata, ma oggi quei 5 minuti non ce li ho. Ultimamente tutti i giorni sono di fretta, tutti i giorni c'è un macello. Adesso poi i miei hanno cambiato gli infissi a casa, hanno cambiato porte, finestre, un macello anche lì. Quindi tutto sporco, tutto da lavare. Che sta facendo questo? Ci passa, cazzo sei un bambino. Scusate la parolaccia, oggi fa male giornata. C'ho tanto stress accumulato, un po' per questo battesimo, perché devo riuscire a far quadrare tutto giustamente. Adesso io dico, no ragazze, ma se voi ricevete un invito, ma per una festa, per un battesimo, per una comunione, per un matrimonio, per qualsiasi cosa, no? E sotto, infine, nell'invito, c'è proprio specificatamente chiesto, è gradita conferma, c'è un numero da chiamare, prendi, chiami. Mi dici sì, no, non lo so. No, invece devo fare sempre io, devo fare tutti i giri, poi mi dicono tutti forse sì, forse no. E ho avuto casini tipo con i parenti di Marco, di giù, dell'Umbria. Alla fine, da quando gli ho mandato l'invito, mi avevano confermato sì, tutti, ed erano in 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, erano, da che dovevano essere in 13, forse sono in 3. Ho detto tutto e si erano preoccupati perché quando vengono dobbiamo trovargli un albergo, perché giustamente dove li metto 13 persone. E alla fine gira che ti rigira, l'ho dovuto richiamare io per 3 volte. Prima mi hanno detto di sì, poi mi hanno detto forse, poi mi hanno detto di no. E io mi sono anche un po' scocciata sinceramente, e però va bene così. E per carità, non è che mi sono scocciata perché sono i parenti di Marco, precisiamo. Mi scocciavo se facevano così anche i miei. Non vi preoccupate, perché io comunque sono scocciata di tutto sto battesimo ambaradam qua, perché comunque lo faccio per i miei parenti. E per me, cioè, io sono rumena. Bene o male penso che tutti conosciate le feste rumene. Noi ci tiriamo su per le lunghe, balliamo, cantiamo, facciamo insomma uno sfacello.
Ecco, io nonostante io sia rumena, io sono per le cose italiane, calme. A me piace tipo quei battesimi la domenica che vai tranquillamente a mangiare, poi di pomeriggio si esce, si fa una passeggiata, di solito magari si va in qualche agriturismo, no? Dove sono gli animali. No, da noi deve essere tutto in pompa magna, tutti vestiti eleganti, che devi stare lì 80 ore. Veramente, vi giuro ragazzi, io non vedo l'ora che sia il 13. Perché mi sveglierò il 13 all'una, mi sveglierò perché finiremo al mattino e tirerò un... ma neanche il 13, perché poi il 13 noi ancora abbiamo la madrina e il padrino a casa che vengono a fare il bagno alla bambina, un casino, poi vedrete il video. Il 14, 14 maggio, io se potessi mandare avanti il tempo, passare direttamente al 14 maggio lo farei, ve lo giuro. Poi, che altro vi devo dire? Sono stressata per questioni a casa, questioni con i miei genitori, siamo arrivati a un punto di non ritorno, cioè io ho detto basta, alla prima occasione che avremo traslocheremo, che è ingestibile, per carità, io voglio un bene immenso ai miei genitori, li ringrazio di cuore per tutto l'aiuto che ci hanno dato, per tutto quello che hanno fatto, spero e mi auguro un giorno di riuscire a ripagare tutto ciò che mi hanno fatto, che ci hanno fatto. Però veramente ragazzi la convivenza è un incubo, io me ne sto andando l'aceto letteralmente, sono esaurita, ma esaurita a dir poco, penso che si senta anche dalla mia voce e mi dispiace perché questa cosa qua si sta riversando comunque sulla mia di famiglia, cioè Marco e le bambine, soprattutto su Diana, perché comunque Diana è quella che ti impegna di più in questo momento perché nella fatidica età dei 2-3 anni. Sono iperattivi e bisogna avere tanta tanta pazienza, io la pazienza non ne ho più e mi sto arrabbiando per ogni minima stronzata, me ne rendo conto, mi dispiace con lei perché l'ha scritto per nulla e non va bene, non va bene per la bambina, non va bene per me perché sono stressata, non va bene per Ginevra perché sto diventando agitata anche a lei perché mi sta agitando a me, quindi io mi sono detta basta con tutto. Con tutto l'amore che io posso volere ai miei genitori, voglio di sicuro più bene alle mie figlie. E quindi niente, adesso si vedrà dopo questo battesimo. Mi sa che anche quest'anno le nostre vacanze salteranno altamente. Perché dobbiamo trovare casa. Trovare casa e quindi ogni soldino, ogni centesimino messo da parte, che metteremo da parte, andrà per questo progetto qua. Non dico che sarà una cosa immediata, nel senso dall'oggi al domani, ma io spero che entro Natale siamo fuori di casa, perché sennò io vado fuori di testa. E io queste cose le ho messe in chiaro con Marco, lui è perfettamente d'accordo perché comunque lui sì che è al lavoro, ma ogni volta che comunque è a casa anche lui avverte quest'area di tensione, vede che sono molto molto nervosa, molto agitata. Questa cosa non va più bene. Pazienza, vi ripeto, io ringrazio di cuore i miei genitori per tutto quello che ci hanno fatto in questi 2 anni, perché adesso poi a settembre facciamo 2 anni, quindi sono un anno e mezzo. Vi ringrazio, li ringrazio di cuore, spero un giorno di poterli ripagare per tutto quello che ci hanno fatto, però ora basta. Capisco solo per il primo sogno e per il mio sogno. Allora ragazze, io come avete visto ho fatto la mia colazione barra merenda, ho mangiato 2 paninetti semidolci, uno al crudo e uno al cotto, che gli sono avanzati dal buffet perché loro il venerdì mattina hanno nel salone un buffet, infatti invece di svegliarsi alle 5 e mezza si sveglia alle 4 e mezza per essere un'ora prima qua, perché tutti i venerdì ci sono delle riunioni dei commercianti qua di Chivasso. E al mattino fanno un buffet tipo con panini, tramezzini, panini semidolci, brioche, poi tutte le bevande. E niente, quindi tutti i venerdì mattina qualcosa avanza sempre. E se c'è qualcosa di più da fare un vassoio lo rimette poi comunque in vendita ai clienti. Se invece rimane poca roba, se lo mangiano loro. E oggi ne ho approfittato.
Sinceramente, quando già quando sono partita di casa avevo in mente questi benedetti panini semidolci, però niente, lo sapete che io sono golosa, anche se lo so che non si direbbe della mia faccia, del mio fisico, ma mi sto veramente tenendo tanto, tanto, tanto nel mangiare. Sto mangiando la pasta solo a pranzo. Di solito invece mangiavo pranzo, cena, non ho problemi. Io già pane ne mangiavo pochissimo, però adesso l'ho sostituito, vabbè, a parte in questo caso che ho mangiato i paninetti, però l'ho sostituito con i grissini senza grassi. E la sera di solito mi mangio sempre un'insalata, a volte me la faccio col tonno, a volte col pollo, a volte con i gamberetti, a volte col salmone, però sempre solo insalata. E niente. Mi stavo devo dire qualcos'altro, ma non mi ricordo più. Boh. E poi comunque adesso mi sono concessa quei due paninetti lì perché appunto non ho fatto colazione. E quindi poi adesso a pranzo mangerò un piattino di pasta. Poi a merenda mangeremo un frutto, uno yogurt, qualcosa. Mi sembra che ho ancora nel frigo uno yogurt che devo finire. Non ho filmato niente mentre stavo facendo la spesa perché mi sono voluta sbrigare. Oggi proprio non avevo voglia. Il mio amore è esattamente come il tempo qua fuori, grigio. Niente, ma non ho comprato niente di che, ho due buste qua dietro. Ho comprato giusto un paio di pantaloni per Ginevra e degli asciugamani per Diana, adesso vi faccio vedere. Allora, abbiamo messo qua di nuovo sul supporto. Allora, ho comprato queste due paia di pantaloni per Ginevra. Molto carino questo bianco con le pecorelle coi cuori e uno tutto rosa, molto semplice, vedete, senza i piedini. Questo qua misura 6-12 mesi. Sono sicura che adesso gli andrà grande, gli andrà benissimo a fine agosto, inizio settembre, insomma, quando andrà per l'anno. Però visto che io l'avevo presi anche quelli per più piccolini, avevo preso anche la misura 0-3 mesi, mi sembra, e alla fine li sto praticamente usando ancora adesso perché comunque di larghezza gli vanno e sono un po' corti, gli vanno tipo ai piedini, tipo come Pinocchietto, ma chi se ne frega, fa caldo, quindi tranne oggi. E questi li ho pagati, ci avevo lo scontrino duro, ecco qua, non devo solo trovarlo, 4,99 euro, 5 euro, 5 euro due paia di pantaloncini di questi qua da neonata. C'era anche la versione tipo invece di rosa grigio e la parte davanti però non mi ricordo, c'avevo un motivo, mi sembra coi cuori, qualcosa del genere, non mi ricordo. Questa è la versione da bimba, poi c'è anche la versione da bimbo con l'azzurro, il grigio. Poi ho comprato di questi qua, ne ho presi due, adesso ve ne faccio vedere uno perché tanto che fa, sono asciugamano, aspetta, aspetta perché è scritto in spagnolo, asciugamano, dimensioni 50 per 90 centesimi, 90 centesimi, 90 centimetri, drammatologicamente testato, in puro cotone, morbido e voluminoso, con bordo argentato, materiale 100% cotone. Sì, in effetti c'è il bordino qua. Vedete? Io ho preso questo qua perché da dare all'asilo. Scrivo il nome sull'etichetta, glielo do all'asilo per Diana. Perché ne avevo presi due rosa così all'IKEA, di quelli piccoli da mano. Però gliene servono anche grandi. Di solito uso, gli davo i miei. Di solito a caso ho tutti gli asciugamani bianchi che uso per me, per Marco. I miei usano quelli colorati, noi usiamo quelli bianchi. E ne avevo sacrificati due, sull'etichetta avevo messo il nome e glieli davo all'asilo, però visto che li ho trovati, anche perché questi li ho pagati 2,99 euro, quindi 3 euro al pezzo, praticamente 6 euro due asciugamani. Sono asciugamani quelli lì da viso, insomma. E poi vi volevo far vedere un'altra cosa, che ho comprato questa tisana a base di ortica. Equisetto, cinepro e ribes nero. Equisetto, non ho idea di che cosa sia. Contribuisce all'azione depurativa e drenante. Io ho scoperto queste tisane del Lidl che costano 99 centesimi. C'è quella tipo al finocchio, c'è quella al menta, camomilla e qualcos'altro che ho a casa ed è buonissima.
E ce n'era ancora una con degli ingredienti strani che non ho preso, perché ho detto proviamo prima questo qua. Per 99 centesimi, ragazzi, è l'ideale. Per chi è amante di tè e tisane, io ve lo consiglio. Adesso io non vi dico che fa miracoli, anche perché io quello lì che ho con la camomilla è rilassante e forse sempre drenante, non lo so. Questa qua invece ho voluto provare depurativa perché sto in un periodaccio, forse è il caso. Spero tanto che sia buono. L'ortica e il ribes nero so che fanno bene, conosco il gusto, quindi spero che non mi deluda. Comunque io ve li consiglio, se volete provare qualcosa un pochino di diverso, che non costi tanto, 99 centesimi, ragazzi, è una fesseria. Se andate al supermercati e comprate quelli là tipo della Twinings, ma cacchio si chiamano, oppure quelli della Lipton costano un sacco, sono 3-4 euro e alla fine sono 20 bustine per 99 centesimi, ragazze, veramente niente. Vi dico, magari non farà il miracolo, però alla fine comunque bevete sempre, anche magari che alla fine bevete magari solo acqua aromatizzata, l'acqua fa benissimo. E niente. Questo è quanto. Il resto ho comprato due cazzate che vi dicevo che mancavano a casa. E niente, sto aspettando Marco perché non si dà una mossa. Poi mi devo fermare ancora al Carrefour, devo comprare il latte in polvere per Ginevra perché ne ho ancora per un biberone e mezzo. Solo che è incasinato qua al lavoro e niente, mi sta dicendo 10 minuti, ma è passata mezz'ora. A questo punto, secondo me, facevo prima di andare da sola, però mi ha detto che si doveva fermare pure lui al supermercato perché deve vedere, non ho capito cosa. E niente, spero di sbrigarmi perché così mia mamma non mi fa paranoia perché mi dice di nuovo che sono andata via e di qua e di là. E boh, mi sa che ci aggiorniamo dopo. Qua la gente intorno inizia a guardarmi e dice: questa è pazza, sta parlando da sola. Ciao ragazzi! Ciao! Ciao Tesonino! Ciao Bella! Ciao, ciao, ciao! Grazie per aver fatto la guardia. Al regalo! Ragazzi, iniziano ad arrivare i regali per la pupa. Di sicuro sarà un giocattolo. Adesso vediamo che cos'è, perché vedo qua già che è molle e qua è duro. Adesso andiamo dentro e facciamo aprire il primo regalo per il battesimo a Ginevra. Da decimaro un parte a sta. Perché c'hai il dito davanti. Vedete, qua c'è una busta. La legge mamma dopo. Apriamo. Ora devi strappare, come piace a te. Tieni. Martina Stellina, ti piace Pupa? Dovrò crescere un pochino, sono ancora un po' piccolina. Però grazie lo stesso, è molto bello. Guarda, ti piace la carta, a me bastava un rotolo di carta, ero contenta uguale. Vero? Piace?
Questo lo aprirai per il tuo primo compleanno. Lo ricicliamo. Eh? E se lo montiamo a tua sorella te lo distrugge finché riesci a giocarci tu con questo. È andato via il gattino? Mannaggia, sarà andata a fare la nanna, amore, perché ora non era a riposarsi. Eh sì. Wow. Eh sì, amore, è andato sotto la macchina, è andato a fare le ninne. Tu vuoi fare la ninna? No. No? Ma ci dici cosa hai fatto oggi all'asilo? No. Come no? Hai giocato con Fede? Sì. Sì, hai fatto la pasta di sale? Sì. Sì, che belle queste treccine, ma chi te le ha fatte? Meglio. Te le sei fatte tu? Sì. Da sola? Ma non è che ti ha aiutato la maestra? Cosa c'è lì, il tombino? Che fai? Senti, passa l'acqua. Attenta. Ti piace correre? Sì, la prossima volta mamma lascia il passeggino a casa. Cavolo, l'abbiamo portata a fare. Attenta, che passano le macchine. Non correre in mezzo alla strada. Aspetta la mamma. Lo so, ho capito che vuoi correre, ma non si corre in mezzo alla strada. Hai visto, amore, che ti stavano aspettando? Ciao Tyson. No, ma adesso fa freddo. Adesso entriamo in cortile, li saluti e andiamo in casa. Che c'è papà, nonna e Ginevra che ci aspettano. Ma amore, siamo arrivati. Se vuoi sale sul passeggino. No, amore, come faccio a tenere in braccio te pure il passeggino? Poi siamo già arrivati. Hop. Dove vai tu? Buona la panna? È buona? Che c'è? Dove vai? Adesso ti prendo. Wow! Serve, sta meglio così, sta meglio così. Di grazie. Dopo domani. Bella. È venuto bene. Ma non è che poi perché Su altre persone là. No. Buono mamma. Buone le patatine che ti ha fatto papà? Diana, sono buone? Buon appetito allora. Le vuoi la nostra bulla? Sì. Diana, le bolle? Sì. Cosa c'è Ginevra? Cosa c'è? Allora, vieni anche tu qua? No. Basta bolle per stasera, ma sono 11:20. Domani mamma te le fa, adesso è ora di fare. Ma tu vedi che i nonni fanno la nanna. Perché i nonni fanno la nanna? Se fai così non te le compro più le bolle. Te le ho fatte le bolle, basta. Le do a Ginevra. Ma ce l'hanno insieme. Ginevra qua che si sta accotonando. Io non te li apro. Guardate il cartone, guarda i bimbi che come giocano, i pazzi. Siamo alle 11:22, ormai saranno 23:24. Allora, siamo tornati a casa, le bimbe si sono addormentate in macchina. Naturalmente si sono svegliate non appena entrati in casa, quindi sì.
E niente, adesso le ho messe tutte e due al pigiama, mi sono messa il pigiama anch'io. E niente, alla fine comunque di pomeriggio ho fatto un giro, ho fatto una passeggiata con le bimbe. Sono passata a trovare la mia amica al lavoro. E poi adesso sono tornata da Marco, avete visto che ho mangiato, Diana ha trovato una bimba con cui giocare. Siamo state lì comunque fino alle 10. Dalle 10 meno 10 più o meno, e poi siamo venuti a casa, quindi che io non mi sono ancora struccata. Se non mi addormento prima io delle bambine, andrò a struccarmi dopo che si riaddormentano, perché comunque sono sveglie, ma sono stanche morte. E visto che vanno a dormire così tardi, spero che domani mattina si svegliano anche un pochino più tardi, perché hanno preso questa abitudine che vanno a dormire comunque prima delle 10 si addormentano tutte e due. E poi però al mattino si svegliano molto presto, nel senso che per le 7 sono sveglie, soprattutto lei di solito la prima a svegliarsi. E se comunque mi va di lusso che magari non si sveglia Ginevra, di solito più o meno 10 minuti dopo dall'ora solita di Ginevra si sveglia Diana. Oh no, che buono, questo qua si vuole alzare. Ma secondo me manca pochissimo, dovrebbe iniziare a gattonare, perché col piede spinge. Adesso deve solo capire come fare a tenersi su con le mani. Vero? Devi solo riuscire a mettere insieme i due pezzi, mani e piedi, e siamo a posto. Diana, io adesso non ti faccio le bolle. E niente, quindi io e la mia banda Bassotti qua vi diamo la buonanotte e spero di rivedervi molto presto con un nuovo video. Ciao! Ah, e comunque scusate poi per l'inizio del video, se sono comunque stata un po' pesante, però così.